A volte basta poco, una disattenzione, una distrazione e succede l'irreparabile. Non è la prima volta che ettari ed ettari di macchia mediterranea vanno in cenere per una distrazione. Un mozzicone di sigaretta buttato distrattamente, le alte temperature, l'erba secca che come paglia prende fuoco in un niente ed è successo l'irreparabile. Forse è andata proprio così oggi pomeriggio, lungo la superstrada Fano-Grosseto, poco prima dello svincolo per imboccare l'autostrada, con un automobilista distratto e dove si era formata una coda per un trasporto eccezionale. Le aride e secche sterpaglie lungo il guardrail che divide le due corsie hanno preso fuoco. Una ventina di metri che hanno, intorno alle 16.30, creato subito un denso fumo biancastro che ha investito le corsie in entrambi i sensi di marcia. Ed è stato proprio un automobilista di passaggio ad avvisare i vigili del fuoco di una situazione di estremo pericolo. Una squadra di Fano è subito arrivata sul posto con due mezzi ed ha iniziato le operazioni di spegnimento dei focolai, che sono durate pochi minuti, il tutto sotto gli occhi dei passanti, dato che la prontezza di riflessi e la professionalità della squadra ha consentito di effettuare in sicurezza tutte le operazioni, senza però chiudere al traffico il tratto di superstrada, con le disastrose conseguenze che questo ne avrebbe comportato.